Di Georges Courtelis leggo L'onore dei Brossa-Erbourg, tratto dalla raccolta Teatro, edizione Cappelli, 1963. L'onore dei Brossa-Erbourg. Una parola, vi prego, signore di Brossa-Erbourg, sposo mio diletto. Bisogna che vi parli di un piccolo incidente di natura affatto particolare e del quale avrei taciuto se gli avvenimenti avessero meglio risposto alle mie speranze. Purtroppo non è stato così e ormai devo dirvi tutto. Preparatevi a qualcosa di enorme. L'onore dei Brossa-Erbourg, signore! L'onore dei Brossa-Erbourg, signora! L'onore dei Brossa-Erbourg, ebbene! L'onore dei Brossa-Erbourg, signore di Brossa-Erbourg, è finito per sempre nel fango. Nel fa. L'onore dei. Cosa sento? Il nome del vostro complice, signora. Voglio il suo nome e il suo sangue. Il suo nome, vi ripeto. Il nome di quest'uomo, subito. Lo ignoro. Oh, ahimè, è una tragica e misteriosa storia quella che sto per raccontarvi. Ascoltate e giudicate. E vi ricorderete che nel novembre scorso invitaste al castello alcuni vostri amici per l'apertura della caccia. Questi amici erano sei: il visconte de la Motte-aux-Dames, il cavaliere di Maupeou, il signor de Poix-le-Boudin, il generale barone della Rossardière, il dottor Beauregard e Oscar de Poutrepeteau. Ecco, allora, 2 o 3 giorni dopo l'arrivo di questi signori, stavo cambiandomi di biancheria nella mia camera prima di scendere per il pranzo, ero appunto giunta a quel movimento psicologico in cui l'estremità inferiore della camicia, quando arriva alla nuca, si impiglia inevitabilmente nelle forcine. Per riguardo ai vostri abiti, vi chiedo il permesso di stendere un pietoso velo. Andate avanti, ve ne prego. Ad un tratto, mentre mi affannavo a liberare il capo dal leggero indumento che l'imprigionava, intesi dietro me aprirsi dolcemente la porta e una voce maschile, esclamare: oh, Satanasso, che bella donna! Oh, gettai un grido. Nello stesso istante qualcuno si avvicinò a me, approfittando indegnamente dello stato di quasi cattività e di cecità assoluta nel quale continuavo a dibattermi, ripeté 3 volte: seta, seta, sì, è proprio seta, passando dolcemente il palmo della mano dove cominciano le mie. Per lo stesso motivo di cui sopra, vorrei mi permetteste di stendere un secondo velo. Quando finalmente, ritornata in possesso della mia testa, mi fu possibile gettare per la stanza uno sguardo nobilmente corrucciato, l'offensore era scomparso, lasciando un marchio indelebile sul blasone dei Brossa-Erbourg. Oh, come? Non l'avete riconosciuto dalla voce? E vi dirò, per certe intonazioni da simpatica canaglia, avevo creduto in effetti di riconoscere la voce del signor de Poutrepeteau. Decisi di venirne in chiaro, obbligando il falso gentiluomo a confessare la sua felonia, determinata a punirlo poi nella maniera più strepitosa. Usai naturalmente le armi che la natura ci ha concesso. Col fascino, la civetteria, la seduzione, lo attirai ad un convegno che doveva risultare un tranello. Cedette. Una notte, mentre tutti dormivano, gli aprì la porta e lo feci entrare nel mio letto. Come? Cosa? Oh, rassicuratevi, avevo nascosto un pugnale sotto il cuscino e le grida di piacere che emettevo sotto le espansioni del signor de Poutrepeteau altro non erano che finzioni molto ben dissimulate. Quando lo vidi mio potere, esausto da voluttuose raffinatezze, pronto ad esalare l'anima nell'ebbrezza dello spasimo supremo, mi chinai su di lui e con un ironico sorriso, confessa, gli dissi, ormai puoi dirmi tutto.
Sei stato tu ad entrare l'altro giorno in camera mia mentre mi cambiavo la camicia? Nello stesso tempo la mia mano impaziente tormentava il manico del pugnale, ma egli rispose: Non capisco, con un'espressione talmente assente, idiota, che non dubitai più di averlo mal giudicato. I miei sospetti allora si diressero sul signor Do Pualu Boudin, i cui sguardi desiderosi mi avevano più volte dato a pensare. Per niente scoraggiata del primo insuccesso, decisa a vendicare l'onore dei Brossaburg, prodigai tutte le mie grazie verso il nuovo personaggio. Oh, gli uomini sono davvero stupidi! Come era accaduto il signor Do Poutrepeteau, così si lasciò prendere il signor Du Poilu Boudin, lussurioso e pieno di speranze. Una notte questi scivolò in silenzio attraverso la porta lasciata espressamente socchiusa in un letto che poteva anche diventare la sua tomba. Cosa posso dirvi? Ebbe tali accenti di sincerità che non si poteva non credergli. Du Poilu Boudin era innocente, indiscutibilmente innocente. Uscì dalle mie braccia come ne era arrivato ed il pugnale, anche questa volta, rimase inoperoso sotto il cuscino. A questo punto, naturalmente, pensai al generale barone La Rossardière. Disgraziatamente, questo terzo tentativo riuscì inutile quanto i due precedenti. Lo stesso accadde per il cavaliere di Meppier, poi per il dottor Boudregat e anche per il visconte della Motte aux Dames. Arrivai a questo punto a sospettare persino del cocchiere e addirittura del portinaio perché mi ero incaponita a trovare la soluzione. In verità, signora, voi siete 100 volte più bestia di quanto avessi mai sospettato. Che mi venga la scabbia se vi ritenevo imbecille fino a questo punto. Non mi fossi mai abbandonato all'innocente scherzo di lisciarvi il sedere, paragonandolo alla seta. Oh, perché vedete, nel dubbio tra il cocchiere e il portinaio si delineava vagamente il terrore che fossi addirittura il cameriere. Il racconto è terminato, spero vi sia piaciuto.